Benvenuta in questo nuovo video. Io sono Erika, insegnante certificata di Pilates e fondatrice di ericapilates.com. La mia missione è quella di aiutarti ad allenarti dove e quando vuoi con il Pilates anche in soli 20 minuti al giorno. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like di supporto se questo video ti sarà piaciuto alla fine dell'allenamento. Questa è una routine di Pilates di circa 12-15 minuti dedicata a un allenamento breve ma completo per tutto il corpo, quindi per tonificare, allungare e sgonfiare. Ricordati che però per ottenere risultati concreti è importante avere costanza. Per questo nell'info box ti ho lasciato il link a PGS Tonifica in 30 giorni, che è un percorso in 5 settimane con routine di Pilates da circa 15-18 minuti pensate proprio per migliorare la salute del corpo ogni giorno anche se hai pochissimo tempo a disposizione, quindi ti suggerisco di andare a dargli un'occhiata. Ora noi iniziamo la nostra routine. Noi ci prepariamo in piedi, mani alla base delle costole con le dita che si guardano. Facciamo una profonda inspirazione sentendo le costole sotto le nostre mani che si allargano e di conseguenza le dita che si allontanano. Ed espirando sentiamo le costole che si stringono. Ovviamente cominciamo subito ad attivare il centro del corpo. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ancora tre respiri profondi. Due. Uno. E riportiamo poi le braccia lungo il corpo. Inspiriamo. Ed espirando ruotiamo indietro le nostre braccia più che possiamo aprendo bene il torace. Inspira, un altro cerchio, espira, inspira, stiracchiati con questo movimento. Inizia a sentire come si riattiva l'energia nel tuo corpo dopo una lunga giornata oppure dopo una lunga nottata. E poi riporta le braccia lungo il corpo e porta l'attenzione alle piante dei tuoi piedi, sentili radicati, proprio come se partissero delle radici che affondano nel pavimento. E con questa sensazione di radicamento comincia ad oscillare avanti e indietro, avanti e indietro, a ritmo del tuo respiro. Inspira, espira, inspira. Espira, ancora, un ultimo respiro in questo modo e poi ritorniamo in centro ed ora inspirando portiamo le braccia verso l'alto, sentiamo le spalle aperte e basse ed espirando arrotondiamoci verso terra portando il mento al petto guardando il nostro ombelico, scaviamo nel nostro addome e accompagniamo la corona della testa in direzione del materassino. Inspirando pieghiamo le ginocchia, appoggiamo le cosce sulle nostre, il busto sulle nostre cosce e di nuovo schiena rotonda per risalire. Espirando spingiamo di nuovo via il materassino. Inspirando sulle braccia, espirando roll down, guardiamo il nostro ombelico. Inspirando busto sulle cosce, attenzione a non chiudere le ginocchia più dei piedi e srotola espirando. L'ultima cosa che arriva è la testa. Inspira, espira. Inspira, espira.
La schiena è leggermente inclinata avanti, le mani sono sui tuoi fianchi. Attivando il tuo centro, stacca la gamba destra e alla prossima inspirazione distendile in equilibrio dietro di te. Per poi riattivare gli addominali per restare in equilibrio piegando la gamba. Inspira, stendi. Espira, piega. Inspira, stendi. Se fai fatica a mantenere l'equilibrio, sfiora delicatamente il pavimento e poi ritorna. Sfiora il pavimento e ritorna. Lo facciamo ancora due volte. In, out. Ascoltiamo proprio il corpo quando si allunga. E quando ripieghiamo il ginocchio a partire dal centro. La prossima volta di nuovo dal centro sentiamo che la gamba si allunga in opposizione alla testa e cerchiamo di inclinarci parallelamente al pavimento. Se riusciamo, stendiamo anche la gamba di terra. L'obiettivo è quello di avere il corpo su un'unica linea. E restiamo a respirare per 5, 4, 3, 2. 1, ritorniamo con il piede destro a terra, centro attivo sul piede sinistro. Inspirando stendiamo la gamba dietro, pieghiamola espirando. Stendi in, piega out. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira, senti il corpo che si allunga. Espira. E la prossima volta distendi, ingaggia i glutei, ingaggia l'addome e flettiti in avanti con tutto il corpo. Se riesci, distendi la gamba di terra. Ricordati le spalle e il bacino più dritti possibile verso il pavimento per 5, 4, 3, 2, 1. Ritorniamo con i nostri piedi a terra e ci andiamo a mettere in fondo al materassino. Ok, inizia a fare caldo. Inspirando portiamo le braccia verso il soffitto. Espirando arrotoliamoci verso terra. Camminiamo in plank inspirando. Mani sotto di noi, attiviamo i glutei e espiriamo. Inspirando torniamo indietro. Srotoliamoci vertebra dopo vertebra. E aprendo le braccia facciamo una bella inspirazione per riprepararci, sentirci forti, stabili, radicate. Espirando giù, una vertebra dopo l'altra, risucchiando il nostro centro. Inspirando, la colonna vertebrale si allunga, è come se appoggiassimo sopra di noi tanti bicchieri, attiviamo glutei e pancia. Espiriamo. E torniamo indietro, inspirando. Srotoliamo. E ancora inspira sulle braccia. Scendi verso terra, espirando, cercando di rendere sempre più fluidi i passaggi. Da una posizione all'altra, da un gesto all'altro, anche quando restiamo fermi, è comunque parte integrante di un flusso, quello che stiamo facendo. La prossima volta ci fermiamo in plank per 8 respiri. Plank o mezzo plank, appoggiate sulle nostre ginocchia con i piedi rilassati. L'importante, ricordati, è non avere il bacino basso, ma sempre ben sostenuto, spingendo via il pavimento. Concentriamoci sull'ascolto del respiro e sul percepire il nostro corpo che si fa sempre più leggero e sostenuto. Attenzione a non avere la testa pesante. Il respiro è fondamentale insieme all'attivazione del centro, per la buona riuscita di questi movimenti. Non smettete mai di ascoltare e di sperimentare i 6 principi del Pilates perché fanno davvero la differenza. Poi ginocchia a terra, posizione del bambino. Inspiriamo. Espiriamo.
Inspirando nuovamente ritorniamo in mezzo plank, questa volta attiviamo già i glutei ed inspirando puntiamo i piedi e scivoliamo avanti col peso. Espirando ritorniamo indietro, spingiamo indietro il sedere. Avanti, oltre le nostre mani con le spalle in plank e coi piedi in mezza punta e poi ginocchia a terra indietro. E ancora stendi le gambe, strizza le chiappe e indietro. E avanti. E dietro, come vanno i polsi? Gli ultimi due, avanti. Indietro. Avanti. Il mio pranzo è andato, ho sentito che è sceso. Ed ora ci mettiamo a quattro zampe, distendiamo il braccio destro, la gamba sinistra col piede puntato e li stacchiamo allineandoli al busto. Quando buttiamo fuori l'aria, apriamoli lateralmente come se spolverassimo due superfici alla stessa altezza, quindi teniamo forte i muscoli, inspirando ritorniamo, allunghiamo un po' di più e apriamo lateralmente e ritorniamo. Apriamo, torniamo, ancora, apri, torna, e l'ultimo, apri, e torna, cambiamo lato, inspirando distendiamo e solleviamo, apriamo espirando, e si ritorna, apri, 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 e torna, ancora, e gli ultimi due, espira, inspira, allunga, centro attivo, e ritorna, a quattro zampe. Sembra una sciocchezza, in realtà è bello tosto, eh? Ci sdraiamo sul lato sinistro del corpo. Qua si inizia a grondare. Ok, gomito, bacino e gamba che sta sopra sono su un'unica linea. Cerca di non restare inarcata o troppo indietro con il tuo busto. La gamba sotto la tieni un pochino avanti col piede martello, la gamba sopra allineata. La mano a terra, spinge via il pavimento così il corpo, il busto si attiva bello lungo. Quindi espira, calcio avanti. Inspira indietro, muovi solo la gamba, attenzione a non muovere bacino e spalla. Da qui la gamba viene avanti, ruota e ci fa sdraiare a pancia in su. Qua c'è il microfono che mi crea qualche problema. Uniamo le gambe. Ora due varianti, anzi tre. Livello 1, perché ancora agli inizi, sforbiciate a gambe piegate. Ideale anche per chi la scioltezza deve ancora migliorarla. Livello 2, sforbiciate a gambe distese. Livello pro, sforbiciate in candela, passando dal rollover, mani sul bacino e saliamo su. Cominciamo le nostre sforbiciate. E per 8, senza fretta, 7, respira profondamente, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unisci le gambe, se sei in candela ritorna in rollover, altrimenti raccogliele al petto e se sei in rollover srotola la schiena con molto controllo. E ci andiamo a sdraiare sull'altro fianco per fare calci laterali al contrario. Quindi gamba distesa un po' più avanti del nostro bacino. Allineiamoci su un'unica linea, punta del piede tirato, attiviamo la nostra cintura del centro del corpo, mano a terra che spinge lontano il pavimento e siamo pronte per fare tre calci, 2, 1, la prossima volta come abbiamo fatto all'inizio, la gamba ruota, saliamo a squadra o con le gambe a tavolino e cominciamo di nuovo le sforbiciate, chi riesce di nuovo su in candela per 8, 7, 6, 5, ho il microfono in bocca, 4, 3,
2, 1, gambe unite, scendiamo e ritorniamo di nuovo sul primo lato per fare di nuovo i calci laterali da capo. Inspiriamo e calci 3, 2, 1 e sua squadra a tavolino o in candela per le nostre sforbiciate. Per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gambe unite e vai a sdraiarti sull'altro fianco per fare altri 3 side kick. Inspira per prepararti e 3, 2, 1. Questa volta tutte quante ci prepariamo con le gambe più distese possibile a squadra. Per chi già è avanzato va in rollover e da qui sale in candela, possibilmente senza l'aiuto delle mani. Se proprio non ci si riesce a sollevare, aiutiamoci con le mani. Per chi non riesce a passare dal rollover, ginocchia al petto, stacchiamo il bacino e iniziamo a sollevarlo appunto con le nostre mani. Se ci sentiamo già al nostro limite massimo, ci fermiamo qui per poi riscendere con controllo, altrimenti proviamo di nuovo a stendere le gambe verso il cielo per poi ritornare. E tutte quante scendiamo, girandoci su un fianco ci andiamo a sedere per concludere con i nostri 3 respiri finali. Noi ci vediamo nel prossimo allenamento e ci salutiamo con i 3 respiri finali. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Grazie e a presto. Questa routine si è conclusa, spero che ti sia piaciuta, se è così lasciami un like di supporto e ricordati di iscriverti al canale. E ti ricordo nuovamente che per avere risultati duraturi nel tempo è importante avere un programma specifico e definito, anche di soli 15-18 minuti al giorno come quello che trovi qua sotto nell'info box. Io ti ringrazio per avermi seguita e noi ci vediamo nel prossimo allenamento. Un bacio!